quando l'altro ti si offre. La via della consapevolezza alla non mente, attraverso Attilio Masiero, Vaiano, 1998. Entità pontificale. Quando l'altro ti si offre come possibilità di completamento, tu immediatamente ti riferisci a ciò che tu non sei, non a ciò che sei. Perché vedendo nell'altro il completamento, dici: finalmente trovo nell'altro qualcosa che non ho. Qui comincia l'equivoco, e quando l'amore si fonda su questo, sono guai. Sono guai perché? Nel momento in cui l'altro ti si offre, e ti si offre come completamento, tu dimentichi che, se l'hai incontrato, è perché ciò che lui è già in te. Altrimenti non potresti incontrarlo. Ma poiché pensi che ciò che lui ha tu non ce l'hai, cominci a costruire una immagine di te stessa non adeguata a quella che sei. Ma poiché pensi che lui abbia ciò che non hai, a poco ti crei di lui un giudizio che non è adeguato, perché gli affidi la responsabilità di sviluppare proprio quella parte che dici di non avere.